Inizia ufficialmente anche l'avventura di William Di Marco in questa campagna elettorale per provare a diventare primo cittadino della città di Rosseto degli Abruzzi. Certo, è un percorso molto impegnativo, ma lo sapevamo sin dall'inizio. La cosa che abbiamo voluto in assoluto è stato appunto questo centrodestra che si presentasse unito. Infatti oggi abbiamo l'appoggio di tutti i principali partiti, anzi direi di tutti i partiti che si presentano. Tre si presentano proprio con delle liste autonome, la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. In più c'è la nostra lista come candidato sindaco, perché mi presento in autonomia e quindi sono indipendente, però questo non significa che dobbiamo considerare i partiti qualcosa di estraneo. Sono ben otto liste, che poi diciamo ben otto simboli che poi si verranno rappresentati in quattro liste. Quindi questa è un po' la nostra forza. Abbiamo detto che la nostra azione si svolgerà in tre fasi. Una prima fase molto immediata, che prevede appunto il decoro, ma prevede anche un rapporto diretto con i giovani, cercando di creare un centro, cioè un centro per gli anziani che funziona, un centro per i giovani laboratoriale. Dopodiché ci occuperemo da subito anche della questione lavoro. Quando dico lavoro, dico diciamo un lavoro in termini turistici, in termini anche artigianali, industriali, del commercio, della marineria, di tutte queste cose qui. Poi ci sarà una seconda fase che parte contemporaneamente, quindi sono tre fasi che partono nello stesso momento, in cui saranno approfonditi i grandi temi, cioè quelli delle infrastrutture. Roseto ha la grandissima carenza dei parcheggi, dobbiamo risolverlo nel più breve tempo possibile, anche se sono progetti che hanno una durata maggiore. Poi c'è la terza fase, che ripeto parte contemporaneamente alle altre due, che è più trasversale, che riguarda il senso del benessere, che riguarda il senso della salute, che riguarda in modo particolare anche l'ambiente, quindi il rapporto che noi abbiamo con la grande risorsa che è la riserva del Borsacchio. William Di Marco ha già individuato l'avversario principale per questa campagna elettorale e poi per le Ma certo, l'obiettivo di tutti, adesso senza enfasi, è di andare al ballottaggio. Credo che non ci sia nessuna forza in grado di potercela fare il primo turno. Però è una lotta molto equilibrata. Secondo me non ci sono dei favoriti in assoluto.